Poco più di un anno dopo la sua uscita originale, il capolavoro di Naughty Dog raggiunge anche la next gen, in un'edizione rivista tecnicamente, per sfruttare la potenza del nuovo hardware. Ecco quindi The Last of Us Remastered. Nel disco di gioco, oltre all'opera originale, anche tutti i DLC usciti finora, tra cui il bellissimo Left Behind. Dal punto di vista tecnico, questa versione remastered riesce nel difficile compito di aggiornare il materiale originale, per non farlo sfigurare, su PlayStation 4. Giocato a 60 frame per secondo, The Last of Us è francamente meraviglioso, ed anche al netto di qualche piccolo calo di framerate, bisogna alzare le mani di fronte alla qualità delle texture e più in generale del colpo d'occhio. Alcuni modelli poligonali denunciano ancora la genesi old gen, ma quelli dei protagonisti sono praticamente perfetti, come incredibili sono le ambientazioni. C'è ancora qualche texture meno definita, ma si tratta di misere storture che svaniscono di fronte all'abbondanza di dettagli di ogni ambientazione, agli effetti di luce più pieni, alle ombre meglio gestite. Se buona parte del fascino dell'avventura originale dipendeva anche dalle atmosfere, The Last of Us Remastered esce dall'operazione di raffinamento tecnico sicuramente rinvigorito. Per il resto, il gioco è lo stesso di sempre. Maturo nelle tematiche, con una storia forte raccontata in maniera davvero eccelsa, il titolo rappresenta l'eredità e allo stesso tempo il superamento dello sviluppo videoludico moderno. The Last of Us racconta la storia di un viaggio e lo fa con un ritmo ed un'intensità meravigliosi. La trama del titolo Naughty Dog procede spedita per le 15 ore dell'avventura principale, senza mai una fase di stanca, aprendo ferite lancinanti nel cuore del giocatore. In ogni scena d'intermezzo, nelle parole e negli sguardi di ogni personaggio, c'è un peso esistenziale tremendo, un disincanto terribile amplificato dai silenzi. La sceneggiatura matura, perfettamente autonoma di matrice fortemente letteraria, non ha nulla da invidiare ai capolavori del genere e si esprime attraverso una regia davvero perfetta. A livello ludico, The Last of Us parte dalle basi di un action game molto classico nello schema di controlli e nella visuale in terza persona, ma si concentra fin da subito sulla gestione delle risorse e sull'improvvisazione. Il recupero di materie prime nelle ambientazioni permette di accumulare una serie di oggetti che possono essere utilizzati per cavarsi d'impaccio. Bisogna quindi decidere se procedere con un approccio diretto oppure prediligere assalti furtivi. Imparando a costruire nuovi congegni, dalle bottiglie Molotov alle mine di chiodi, è davvero possibile sfruttare una strategia sempre diversa per affrontare le situazioni. A conferma che i ritmi di gioco sono molto particolari, Joel ha la possibilità di focalizzarsi sulle sue percezioni sensoriali attivando la modalità ascolto. La capacità di nascondersi, restare in movimento, ascoltare quello che succede intorno a noi per capire il posizionamento degli avversari, sarà fondamentale per superare gli scontri. Da sottolineare l'estrema brutalità dei combattimenti, molto realistici e crudi. Un tocco di classe che caratterizza in maniera ancor più evidente il titolo Naughty Dog, davvero unico nel suo genere. L'intelligenza artificiale nemica risulta consapevole ed aggressiva. Gli avversari umani sono tenaci, tendono ad accerchiare il giocatore, soprattutto ai livelli di difficoltà più alti. L'edizione remastered include anche l'opzione realismo, aggiunta in un DLC nella versione originale. L'aspetto più riuscito di The Last of Us è comunque il senso di estrema precarietà trasmesso in ogni momento. L'urgenza di recuperare risorse ed oggetti che possono tornare utili in fasi critiche spinge quindi ad esplorare ogni angolo delle aree di gioco, facendo sì che The Last of Us superi le trappole della sua linearità. Ovviamente il tutto viene valorizzato al meglio da un colpo d'occhio eccezionale, da una colonna sonora splendida e da una varietà di situazioni che esplora momenti horror, ritmi da survival game e sequenze d'azione più intense. Oggi come un anno fa, The Last of Us resta un prodotto veramente imperdibile. Il gioco ha superato la prova del tempo ed anche a fronte di qualche problema strutturale, come una certa ripetitività dell'azione ed una linearità comunque evidente, resta ai vertici della produzione videoludica contemporanea. Il gioco racconta una storia travolgente con strumenti espressivi davvero unici e nel mentre ci mette di fronte a protagonisti e scenari perfettamente caratterizzati. La riedizione è assemblata con cura, tecnicamente eccellente vista la natura old gen del materiale originale. Per chi si è innamorato del gioco, sarà una scusa sufficiente per rivivere l'avventura di Joel ed Ellie. Chi dovesse aver saltato il primo appuntamento con il titolo Naughty Dog non indugi oltre, scoprirà un capolavoro indimenticabile.